Comincia l'ultima rotazione, al termine della penultima l'Italia seconda, scavalcata dalla Gran Bretagna, al terzo posto l'Ucraina, la Gran Bretagna che ha eseguito un ottimo quadruplo e mezzo raggruppato con un coefficiente molto alto di difficoltà, 3.8, stesso tuffo della coppia ucraina che non l'ha eseguito benissimo e peggio ha fatto nel penultimo tuffo in realtà la coppia tedesca Bartel Besemann che ha sbagliato e quindi è scivolata fuori dalla lotta per il podio, mentre è rientrata nella lotta per le medaglie la coppia svizzera. Insomma, con un tuffo tutto può cambiare. L'importante è che i nostri, con una gara regolare, siano ancora lì, erano secondi dopo la penultima rotazione e adesso, tra gli applausi del pubblico del Foro Italico, si preparano al loro ultimo tuffo, il triplo e mezzo ritornato, posizione raggruppata, coefficiente di difficoltà 3.4. Insieme con il doppio mezzo avanti con due avvitamenti è il tuffo con il coefficiente più alto di difficoltà per quanto riguarda la coppia azzurra, mentre le altre coppie, per esempio quella britannica, chiuderanno con un coefficiente di difficoltà altissimo 3.9. ma seguiamo il tuffo di Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci, che hanno già conquistato medaglie sia nella gara singola dai 3 metri sia da 1 metro, ieri l'oro di Lorenzo Marsaglia nel trampolino olimpico, il bronzo di Giovanni Tocci, pronti, spalle alla piscina, li sentirete in sottofondo e questa è la loro voce, si danno il tempo, 1, 2, 3, adesso partono per il loro ultimo tuffo di questa finale, purtroppo non eseguito bene da Lorenzo Marsaglia ci è sembrato, mentre meglio Giovanni Tocci. Escono dalla piscina i nostri ragazzi per ricevere il giudizio, si valuta la sincronizzazione e poi l'esecuzione di entrambi, in effetti è così, ci sono dei 4.5 per Marsaglia, anche 4, mentre molto meglio il tuffo eseguito da Tocci, nel complesso però 6, 6.5 per quanto riguarda la sincronizzazione, non eccezionale dobbiamo dire questo ultimo tuffo dei nostri, che guadagnano 63,24 punti. Ricordiamo, Guido, è la seconda coppia a tuffarsi, ne mancano ancora 6, soprattutto mancano i britannici Anthony Harding e Jack Logue, mancano i tedeschi, mancano gli ucraini, mancano gli svizzeri, coloro insomma che si giocheranno poi il podio, quindi direi che ci possiamo aggiornare più avanti quando si starà completando l'ultima serie, dunque la finale. Tocca alla coppia svizzera, dopodiché ai tedeschi Timo Bartel e Moritz Besemann, ma vi dobbiamo dire che il tuffo dei britannici con un coefficiente di difficoltà altissimo 3.9, il doppio e mezzo avanti con 3 avvitamenti pagato 80,73 punti, dovrebbe essere il tuffo che dovrebbe regalare ai britannici la medaglia d'oro. Hanno chiuso con 412,83, però Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci possono forse già festeggiare la medaglia di bronzo, perché gli ucraini sono dietro e hanno concluso il loro tuffo. Tocca all'ultima coppia, i tedeschi Timo Bartel e Moritz Besemann, che eseguiranno il loro ultimo tuffo, il quadruplo e mezzo raggruppato 3.8 di difficoltà. Dovessero eseguirlo molto bene, alla perfezione, potrebbero in qualche modo scavalcare i nostri, sicuramente non i britannici, pronti a seguire dunque la coppia tedesca che concluderà questa finale del trampolino sincro maschile. Volteggiano ma non eseguono un tuffo alla perfezione, quadruplo e mezzo raggruppato, soprattutto Besemann ha un ingresso in acqua molto abbondante, andiamo a scoprire il loro punteggio, infatti 3.5 per lui, 60.42 per i tedeschi, e quindi possiamo confermare che Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci chiudono con una bella medaglia d'argento il trampolino sincro 3 metri, vince la coppia della Gran Bretagna composta da Anthony Harding e Jack Logue, secondi i nostri Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci, sono entrambi alla terza medaglia qui a questi europei di Roma, e sul podio anche la coppia ucraina, e dunque medaglia d'argento per Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci, che dobbiamo dire fanno tris. Lorenzo Marsaglia ieri aveva
l'Italia ieri aveva conquistato l'oro nel trampolino olimpico e il bronzo di Giovanni Tocci, oggi sono entrambi medaglia d'argento nel sincro, peraltro molto amici i due, mentre dal metro Marsaglia era stato argento, Tocci bronzo, insomma un festival di medaglie. Guido, si chiude così per quanto riguarda il trampolino sincro con un'altra medaglia per noi, attendendo l'ultima finale di questo pomeriggio al Foro Italico, che è quella della piattaforma maschile. Per ora te la linea.